Ciao Quiliprandi, oggi salutiamo Samuele Carraro e Magneto e siamo in collaborazione con Preziosi Collection. Guardate, ci hanno mandato un espositore della collezione Ciupi Lupi Squishy. Si tratta di nuovo di animaletti squishy, quindi molto morbidi che possiamo schiacciare e si rigonfieranno molto lentamente a quanto pare. E arrivano insieme a questa rivistina che è la GP Generation, che contiene giochini e curiosità varie. Dunque, tiriamo fuori queste bustone dal nostro espositore e guardiamole un pochetto meglio. Ecco le bustone pronte per essere aperte. Vedete che non sono alla cieca, sono tutte trasparenti, quindi siamo perfettamente in grado di vedere quale sarà l'animaletto contenuto e quindi non c'è nessun rischio di trovare doppioni. Ogni busta costa 4,90€ e qua dietro c'è la checklist di tutti gli animaletti disponibili. Sono 2, 4, 6, 8 e 10. Noi non ne abbiamo 10 ad aprile, quindi non avremo la collezione completa. Super Slow Rising, cioè significa che si rigonfiano molto lentamente, questo è quanto dicono. Allora, apriamoli subito. Questo qui, ad esempio, che sembra un micetto, come si chiama? È Bro Felix. Ok, Felix è un nome tradizionalmente da gatto, anche se Felix tradizionale era bianco e nero come la mia gattina Alberta, che si è vista in qualche video. Allora, apriamo la prima busta e tiriamo fuori, ecco qui, il nostro gattino. A sua volta è contenuto dentro una bustina più piccola ed eccolo finalmente nelle nostre mani. Dunque, è semplicemente un gattino tigrato, direi, più o meno arancione. E qui c'è l'accetto, quindi possiamo attaccarlo alle chiavi, al telefonino, a quello che vogliamo. Anni fa c'era la moda di attaccare qualcosa al telefonino, adesso forse si usa un po' di meno. E se lo schiaccio, lui lentamente si rigonfia. Schiacciamo bene bene ed è tornato in sé. Sorride lui. Bene, apriamone un altro. Questo qui direi che si tratterà di un coniglio. Tiriamo fuori subito. Sì, sicuramente un coniglietto rosa. Quindi anche lui estratto dalla sua confezione, che buttiamo a lato e scopriamo che abbiamo trovato Rabbit, perché rabbit significa coniglio, giustamente. E rosa con il musettino un pochetto bianco, vedete? Anche le orecchie tutto da schiacciare. Beh, allora strizziamolo per bene anche lui. E si rigonfia un pochetto per volta. Chi di due si rigonfia la prima? Ha fatto più in fretta il coniglietto questa volta. Mettiamolo dritto il gattino. Poi, questo secondo me sarà il panda, che ho sbirciato prima la checklist e ho visto che c'è anche un panda. Invece ho sbagliato. Lui è White Felix, è un gatto bianco e nero. Un gatto bianco e nero, questo mi ricorda qualcosa. Allora, tiriamolo fuori da qui, liberiamolo il più presto. Esci, esci, esci. Anche lui con il suo laccettino, e infatti è simile a Felix, ma bianco e nero, e uff, anche lui lentamente si rigonfia. E tra l'altro probabilmente se li teniamo schiacciati più a lungo ci mettono anche un pochetto di più a rigonfiarsi. Poi, sarà questo qui il panda? Abbiamo trovato Grey Pandus, un panda grigio. Ma è grigio perché è vecchiotto oppure è proprio grigio di suo? Tiriamo fuori anche lui dalla sua confezioncina. Tra l'altro in ognuna delle buste c'è una checklist un pochino più carina di quella che abbiamo visto sulla busta, vedete? C'è un disegnino, caruccia piccolina. Mettiamo qui e lui esce dalla confezione. Ecco qui il nostro Grey Pandus. Quanto ci metterà di gonfiarsi? Ci ho messo sicuramente meno tempo a finire fuori fuoco, ma a sapere, perché questo telefono deve sempre dare fastidio. Questo sarà l'elefantino, quindi tiriamo fuori anche lui dalla sua confezione. Via la busta, via tutto. Oh, c'è un frastuono pazzesco fuori dalla finestra, non so quanto si sia sentito in video, mi dispiace, scusate. Ecco il nostro pandino, purtroppo sull'accetto è spezzato, vedete, ma niente di irreparabile, basterà fare un nodino e sarà perfettamente servibile di nuovo. Il panda ha anche gli occhietti un po' storti, sta guardando, diciamo, dalla parte sbagliata.
coda e proboscide qua davanti. Come si chiama lui? Ho detto panda, melatone, elefante, si chiama Ellie, infatti. Elefante Ellie con le sue enormi orecchie. Strizziamolo bene. E l'elefantino azzurro lentamente ritorna in forma. Altre tre, quindi mettiamo da parte quelle. Qui abbiamo Chatti. Chatti. Non sono sicuro dell'origine del suo nome, direi che si tratta di una pecorella rosa. Allora, dove è finita l'apertura qui? Eccola. Sì, secondo me è una pecorella. Vedete la sagomina del viso, del musetto disegnata qua davanti. Occhietti blu. Schiacciamoli un po' e vediamo un pochetto di farli ritornare in forma. Buof. Poi apriamo il cagnolino azzurro, che è Doggy, semplicemente. Incastrato dentro. Ma noi lo libereremo ugualmente. Voilà. Vieni fuori dalla tua prigione di plastica anche tu. Ecco, Doggy, cagnolino azzurro. Gnaf, pure lui si rigonfia lentamente, lo schiaccio bene in mano. Sono portachiavi antistress, fondamentalmente. Antistress per noi grandi, mi auguro che i bambini lo stress non sappiano nemmeno che cosa sia. E poi l'ultimo è una specie di uccellino, credo un pulcino, che si chiama Red Birdie, cioè l'uccellino rosso. Ok. Giustamente, è un uccellino rosso. Quindi questo cartoncino c'è in tutte le buste, in una tassa l'ho messo come fondo per distinguere meglio l'uccellino, ma non ci serve. Ed ecco qui, fuori dalla busta anche lui. Tutte le confezioni qua che rischiano di strabordare e finire nell'inquadratura. Anche lui, come tutti quanti, pronto per essere appeso alle chiavi oppure al telefonino. E anche lui pronto per essere strizzato e per rigonfiarsi lentamente. Allora, li strizziamo ancora una volta tutti insieme, con tutta la nostra forza, e lasciamo che si rigonfino un pochetto alla volta. Dunque, questa era un'occhiata alla collezione Ciupi Lupi Squishy di Preziosi Collection. Voi potete farci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, ce ne sono ancora due disponibili che noi invece non abbiamo. Dunque, dal mio punto di vista direi che forse il prezzo poteva essere un pochetto più basso, visto che non sono enormi come squishy. Oh, schiacciamo per bene. Voi invece fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Mi raccomando, potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, potete condividerlo così ci aiuterete un sacco. Potete iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanella così sarete informati quando usciranno i nuovi video. E potete seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!